Grazie anche ad Angelo Rossano, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno. I malanni di stagione non fermano l'entusiasmo e i sogni di gloria dei giovani pallavolisti, perché da ieri sino a domani al Pala Vuitila di Martina Franca ci sono le qualificazioni per gli europei under 18 maschili. E allora sogniamoli questi europei insieme a Vito Giannulo. Il nastro ci aiuta all'ultimo punto, ma davvero non ce n'era bisogno. L'Italia, campione europeo under 18 uscente, è molto più forte della Danimarca. 3-0 in meno di un'ora e mezzo di gioco, e a mettere il 25esimo sigillo sul set finale è uno dei tre moschettieri pugliesi della squadra, Piervito Di Sabato da Altamura. È una cosa bellissima giocare nella propria regione. Per la prima volta la mia famiglia potrà vedermi giocare, e questa è una cosa che mi fa davvero emozionare. Il bello della Tre Giorni Martinese è che sugli spalti c'è la passione vera per questo sport, non le pressioni dei tornei seniores, neppure il miraggio dei soldi e dei premi partita, solo il gusto di veder giocare le stelle di domani, come il mostruoso romano Tommaso Stefani, 2,05 a 16 anni, o il nostro Di Sabato, appunto. Accanto a lui, nella pattuglia pugliese, il leccese Ludovico Scardia, centrale dalla battuta velenosa, Nicola Cianciotta di Bitetto e soprattutto l'allenatore Vincenzo Fanizza da Francavilla Fontana. Coach, prima vittoria per questa squadra così tanto pugliese, dove possiamo arrivare? Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Chiaramente oggi abbiamo fatto una buona prestazione, ancora qualcosina non è andata, però chiaramente la prima giornata, la prima gara, cioè c'era un po' di tensione anche da parte loro. All'inizio sono andati un po' così così sul cambio palla, poi si sono lasciati andare. Hanno fatto bene. Tre ragazzi pugliesi significano che il movimento è florido? Sì, il momento è florido. Ci sono tre ragazzi pugliesi, ma ci sono tanti ragazzi qui in Puglia che possono arrivare nel passare gli anni anche ad alti livelli. Poi, come ho già detto, abbiamo quattro squadre di A2, una di A1, 9 serie B. Per gli appassionati di pallavolo in Puglia saranno mesi immemorabili. Dopo gli Azzurrini e Martina Franca, il 27 e 28 gennaio al Pallaflorio di Bari, Civitanova, Modena, Trento e Perugia si contenderanno la Coppa Italia di Serie A. E poi a settembre, dal 12 al 18, l'appuntamento clou, con il girone eliminatorio dei mondiali, sempre al Pallaflorio, in campo Stati Uniti e Russia, rispettivamente numero 2 e 4 del ranking mondiale, insieme a Serbia, Australia, Tunisia e Camerun.